Noi abbiamo costituito all'indomani del sisma del 24 agosto, abbiamo costituito un comitato perché ci siamo resi conto dell'importanza della popolazione nel fare delle proposte, nello stare insieme, nel cercare di portare avanti, diciamo, tutte le azioni che potessero essere positive dal punto di vista della ricostruzione. Abbiamo costituito questo comitato, siamo circa 200 soci, e abbiamo costituito all'interno di esso, abbiamo costituito due commissioni, una commissione storico-culturale ed una commissione tecnico-scientifica. Due commissioni che sono interconnesse tra di loro, perché noi ovviamente anche dal nome del comitato, Radici Accumolesi, cerchiamo di evidenziare e sottolineare la nostra storia, la nostra provenienza e la nostra memoria, e quindi cerchiamo in tutti i modi di recuperare quello che è stato il nostro passato. E abbiamo, diciamo, fatto due convenzioni con due facoltà universitarie, una facoltà di ingegneria dell'Aquila e una facoltà di architettura presso la Sapienza di Roma. Questo ci permetterà di seguire, diciamo, il percorso ricostruttivo non soltanto dal punto di vista della ricostruzione vera e propria del manufatto, del fabbricato, ma anche sulla ricostruzione e la riproposizione con la salvaguardia degli elementi più importanti dell'architettura del nostro territorio, dei nostri paesi. Perché questo Accumoli aveva dei palazzi importanti, dei bei palazzi, che partivano dal XII, dal XIV secolo, per arrivare al XV, XVI secolo, e erano tutti palazzi importanti che denotavano di un passato importante quello che era ad Accumoli. Basta pensare che nel 1500 Accumoli poteva vantare anche di un teatro, quando in molti capoluoghi di provincia, molte città importanti non avevano. Quindi questo sta a significare, diciamo, l'importanza anche verso la cultura, verso, diciamo, sensibilità importanti. Infatti l'architettura di alcuni palazzi denotavano questo, l'importanza del nostro passato. Purtroppo adesso sono rimasti pochissimi, cioè è rimasta la facciata del Palazzo Organtini e sono rimasti in piedi la Torre Civica e il Palazzetto del Podestà. Il Palazzetto del Podestà e la Torre Civica sono le costruzioni più antiche di Accumoli, soprattutto la Torre Civica. Il Palazzetto del Podestà, anche su un impianto, diciamo, del XII secolo, poi è stato rimaneggiato, ricostruito in età rinascimentale. Questi sono i simboli, diciamo, del nostro territorio, del nostro comune, perché quando Accumoli è stato fondato, è nato come comune libero, e quindi questo era l'orgoglio, diciamo, del nostro territorio, e cerchiamo del tutto di salvaguardare questi due monumenti. E spero che in questi giorni parti la messa in sicurezza sia della Torre Civica che del Palazzetto del Podestà. Hanno avuto cioè dei passaggi burocratici cioè un po' arzigogolati, e quindi credo, spero che nei prossimi giorni si riesca, diciamo, a far partire questa messa in sicurezza. Questo, ripeto, per salvaguardare due monumenti più antichi e due monumenti che denotano, diciamo, la nostra storia e la nostra memoria. Ma ci sono anche, diciamo, delle testimonianze dei palazzi anche in alcune frazioni, come a Cesaventre, come a Grigiano, ci sono dei palazzi, dei fregi, dei portali importanti, molto belli. Questi sicuramente debbono essere salvaguardati. Noi attraverso diciamo, dei funzionari dei beni culturali con i quali noi siamo in contatto, diamo le nostre segnalazioni ai funzionari in modo che loro prestino attenzione quando
cioè, ci sarà la rimozione delle macerie in queste frazioni. E quindi abbiamo fatto un appello ai nostri iscritti, alla popolazione, anche attraverso la stampa, di segnalarci tutte le cose che meritano di, diciamo, un'attenzione particolare, come dei fregi, gli stemmi, i portali, le cose, diciamo, notevoli che denotano, diciamo, come dicevo prima, il nostro passato importante e che in pratica potrebbero essere un domani, potrebbero essere recuperate e quindi salvaguardate per essere rimesse al loro posto. Noi con la Facoltà di Architettura di Roma, in pratica la facoltà ha attivato, diciamo, una ricerca, quindi una ricerca sul nostro territorio, sul nostro comune. Daremo delle schede ai cittadini, già abbiamo iniziato a fare delle riunioni con la popolazione, per cercare di ricostituire, diciamo, la storia di ogni fabbricato, dal proprietario, dalla storia edilizia e dal censimento fotografico e dal vissuto di questa, diciamo, dell'abitazione, del fabbricato, se esso era abitazione, se esso era adibito ad altre funzioni, come quelle di attività che adesso si perdono nella storia, perché ancora, che per esempio a Cumuli ce ne sono pochissime di attività commerciali, queste attività che sono in pratica, che erano, diciamo, in attività fino alla fine dell'Ottocento, fino a metà Novecento, sono importanti conoscerle, importanti, diciamo, segnalarle, è importante, diciamo, divulgarle nel futuro, come nostra memoria del nostro territorio. Ci rendiamo conto che l'importanza della ricostruzione non è dettata soltanto dai tempi, sì, dai tempi con i quali verranno ricostruite le abitazioni e le strutture economiche, ma ci dovrà essere, diciamo, un impulso sulla ricostituzione del tessuto economico e del tessuto sociale. Il tessuto economico è molto importante. Io sono anche ottimista da questo lato, perché ho visto, cioè conosco, diciamo, molte aziende che hanno chiesto di insediarsi sul nostro territorio, e quindi questo è importante perché è un segnale verso il futuro, cioè un segnale che la nostra terra non dovrà subire più emigrazione, non dovrà subire più emorragie da questo punto di vista. E quindi ritengo, se ovviamente queste intenzioni saranno confermate nel futuro, ritengo che, purtroppo è una cosa brutta dirla, ma il terremoto potrà essere stata un'occasione per il nostro territorio. Cioè, mi rendo conto che è una parola molto forte, che è una parola che può portare alla sensibilità delle persone che non ci sono più, dei parenti, però questo, diciamo, dovrà essere, diciamo, un monito per cercare di salvaguardare e di ricostruire, diciamo, secondo i dettami giusti, quelli che consentono, diciamo, la salvaguardia del manufatto, del fabbricato. Purtroppo il patrimonio edilizio, il patrimonio architettonico, i bei palazzi non ci sono più, quindi a Cumuli si poteva caratterizzare come il paese dei palazzi, cioè questo era lo slogan che noi avevamo individuato, che noi volevamo portare avanti dopo il 24 agosto, perché dopo il 24 agosto quasi tutti i palazzi erano rimasti in piedi. E questo, io ho fatto più appelli, il nostro comitato aveva fatto più appelli a che, diciamo, si mettessero in sicurezza questi palazzi, perché a Cumuli si poteva caratterizzare nel futuro come il paese dei palazzi, però questo purtroppo non è più, diciamo, possibile, soltanto in minima parte. E quindi noi dobbiamo cercare di evidenziare e di far conoscere il nostro territorio dal punto di vista del paesaggio. A Cumuli è all'interno di due parchi nazionali, il parco
dei Sibillini e il parco Gran Sasso Laga. È un posto fantastico, bello, ci sono delle peculiarità interessanti all'interno del nostro territorio, come la riserva del WWF, la riserva del Lago Nero, dove ci sono, diciamo, degli esemplari, degli anfibi che, diciamo, esistono soltanto, e più a sud non esistono, cioè accumuli l'ultimo diciamo, sito dove esiste la rana temporaria, dove c'è il tritone alpestre. E in più un'altra peculiarità, come nei pantani di Accumoli, che sta al confine tra il comune di Norcia e il comune di Accumoli, dove ci sono dei laghetti molto belli e dove d'estate c'è un'alga che fa assumere di rosso le acque di questi laghetti. È una particolarità che esiste soltanto nel lago di Tovel, sulle Dolomiti e sui pantani di Accumoli, e questo è molto bello. E quindi noi dovremmo essere capaci un domani di evidenziare, di sottolineare il paesaggio, perché è una delle condizioni fondamentali per far conoscere il nostro territorio e per cercare di attirare il turismo. Ma il mio impatto è stato terribile, cioè io mi sono recato a Accumoli dopo il 30 ottobre, quando c'è stata quella scossa violenta che ha distrutto tutti quanti i palazzi, tutte le abitazioni ad Accumoli. Cioè, stavo nella piazzetta, sono stato intervistato da una televisione romana, e proprio davanti quella che era la mia abitazione, e mi sono commosso perché, cioè, stavo al centro della piazza, al centro perché le macerie in pratica invadevano, diciamo, quasi tutta la piazza, lo spazio per la telecamera, lo spazio del giornalista, lo spazio mio, cioè, era molto ristretto perché, come dicevo, le macerie invadevano quasi tutta la piazza. E ho rivolto lo sguardo intorno a 360 gradi, ho visto soltanto macerie. Mi è venuto in mente in quel momento, cioè tutte le volte da bambino quando io frequentavo quella piazza, perché io sono stato a Accumoli fino all'età di 28 anni e quindi ho passato tutta la mia infanzia bellissima in quel luogo, in quei luoghi, in quella piazza, perché sotto c'era il negozio di mio padre, e quindi tutto il giorno io stavo tra il negozio e la piazza, dove correvo, andavo in bicicletta con gli amici, è stata un'infanzia spensierata bellissima, attorniata da queste belle costruzioni, da questo bel paesaggio, dai monti, cioè, per un momento, cioè, mi sono commosso, mi sono lasciato andare dalla commozione, è stata una cosa brutta, è una cosa, cioè, come se si fosse infranto, diciamo, la mia infanzia, però, diciamo, ho fatto fatica a ricostituirla, a rivederla e diciamo, a ricordare tutti quei bei momenti passati in quei luoghi. Il 24 agosto è una data importante, è una data importante per Amatrice. È una data di un nuovo iter. Si ricomincia lì dall'anno zero quasi, diciamo, perché è andato quasi tutto distrutto. Io non ero lì quella notte, ero in Calabria, dove andiamo spesso durante il periodo estivo. È stato un impatto tremendo. Sono risalito ad Amatrice dopo alcuni giorni. Sono risalito ad Amatrice dopo alcuni giorni e è stato devastante la cosa. Il primo impatto l'ho voluto vedere e avere, diciamo, da una collina che è sovrastante ad Amatrice, per avere una visione d'insieme, una visione dove potevo vedere, ammirare e riflettere un po' tutto. Questa è la collina della Croce, una chiesetta che sovrasta ad Amatrice. L'impatto è stato meno brutto di quello che fosse, perché non era stato ancora tutto distrutto e sono i sismi successivi che hanno
purtroppo devastato parecchio. Non so quanto fossero state già danneggiate quelle strutture, però era l'impressione ancora di vedere al capezzale di una persona cara, ancora in vita, ancora che potevi fargli domande e forse risponderti. L'affezione per Amatrice è tanta. Sono nato ad Amatrice, ho fatto le mie scuole ad Amatrice, dopo come tutti siamo tutti andati fuori per studiare, per fare le altre scuole che su non c'erano. La conoscenza di ogni luogo di Amatrice, di ogni palazzo, di ogni portone, era dovuta un po' alla curiosità da bambino, ma anche paterna. Mio padre aveva un'impresa di restauri, pertanto le seguivo un po' tutte, restauri con la sovrintendenza, soprattutto per i monumenti e anche per questioni private. Non solo, un'altra cosetta simpatica, definiamola così da piccolino, quando di Pasqua si usava andare a benedire le case con i preti, è stato il primo impatto d'ingresso in tutte le abitazioni private. Pertanto là hai i ricordi umanistici di ogni persona, umani dico, ecco, di ogni persona, di ogni abitante di quella casa, e sono rimasti fino da grande. L'impatto da grande è stato diverso. Appena laureato mi ha avuto l'incarico del piano particolareggiato di Amatrice, pertanto il ritorno in fasi mature in quei luoghi, in quelle abitazioni, in quelle stanze, l'aprire quelle finestre, ogni finestra aveva un panorama suo, un sapore, un profumo diverso anche dal modo di abitare, di tante cose, ecco, quindi un impatto diverso. Riandiamo a quello che era il discorso invece del primo giorno riarrivato ad Amatrice. La cosa è stata diversa perché riandando invece a poi alcuni giorni dopo dentro ad Amatrice, la cosa era più grave di quella che si vedeva da sopra, ma lo immaginavo come tecnico, una scossa di quel genere non era quella parvenza di semplice che potevo vedere. I danni sono stati maggiori, le scosse che sono arrivate dopo non sono state da meno, e quindi malgrado le belle speranze, Amatrice è crollata quasi tutta. È andato distrutto un patrimonio immenso. Amatrice vantava delle mura, vantava una storia ben solita nei vari periodi, tante erano le cose importanti che c'erano ad Amatrice, principalmente le mura, le chiese, era divisa in quattro quadranti, quasi come un cardo e un decumano. Al centro c'era la piazza, nemmeno diciamo una piazza vera e propria, al centro c'era la torre e il palazzo comunale. In questo tipo di crocevia si creava quasi un'agorà, dove là si faceva di tutto, là era l'appuntamento, diciamo c'era una telefonata, ci vediamo a Amatrice, dove? Era lì, era per noi che non serviva neanche il dire come, quanto, più o meno lì, poi 50 metri più sopra, più sotto, con uno sguardo in su e in giù, ci si vedeva, ci si faceva un cenno e si incontrava lì. Questo oggi è andato completamente distrutto, ho avuto modo pochi giorni fa proprio di ripassare con una camionetta dei vigili del fuoco. Solo chi conosce bene quella zona, dagli angoli dei palazzi, dai colori, dai portoni buttati a terra, chi bene li conosce sa identificare il punto dove sta, un punto di orientamento. Probabilmente un'altra persona si perderebbe, è tutto uguale, è come quando viene giù la neve, soltanto chi effettivamente l'ha vissuta, basta un concio, un pezzo di palazzo rimasto che dà questa impressione di orientarti, altrimenti è un'apocalisse totale. Avevamo parlato prima dei quadranti,
Amatrice, al contrario di Accumuli, che era uno stato libero, è stata sempre una città assoggettata a un signore e principalmente alla Chiesa. Non per questo il territorio di Amatrice è definito il territorio delle 100 chiese. Ripeto, se sempre qualcuno me ne vuole pure per questa filastrocca, è facile numerarle. 69 frazioni, una chiesa per uno, già stiamo a 69. E qualcuno ce ne può avere due e la cifra cresce, e almeno un 16 al centro di Amatrice. Abbiamo sballato, stiamo fuori delle 100. Importantissime erano tante chiese che erano ad Amatrice, ma divise soprattutto, non erano solo chiese parrocchiali, erano divise per conventi, c'erano gli agostiniani, i domenicani, i cappuccini, che iniziavano fin da Porta Romana sotto, dove era l'ingresso dalla parte per chi veniva da Roma, da Porta Romana, era l'ex convento dei cappuccini, diventato poi man mano ospedale e ospedale Grifoni negli anni. E lì diciamo che iniziava la parte di Amatrice, appena una salita e si vedeva l'intero corso. L'intero corso dava un'impressione di una città in salita, una città che man mano che salivi trovavi delle cose, trovavi delle attività, delle osterie, la vita pubblica. Man mano che arrivavi al centro di quell'agorà, prima lì, e diciamo vedevi quasi che fosse il centro di, non voglio fare una analogia, ma come arrivare al Palazzo della Signoria a Firenze in piccolo, e lì avevi il Palazzo Orsini, la Torre Civica, il Comune. Vedere quegli archi oggi che non ci sono più fa un'impressione forte. Amatrice ha avuto sempre una distinzione, comunque malgrado assoggettato a una signoria, aveva un aspetto di città, tant'è che i Borboni gli dettero possibilità di battere moneta. Non era un pregio da pochi, diciamo, ecco. Non era nemmeno prevalentemente agricola erano le frazioni. Ad Amatrice viveva un tipo di popolazione che andava dal signore al notaio, al medico, all'artigiano. Per artigiani però significava artigiani di qualità, artigiani di ferro battuto, artigiani di ebanista, artigiani di mastri muratori. E l'agricoltura era fuori le mura, e lì c'era un'attività abbastanza colta. Lì c'era addirittura, nell'ambito di quei quattro quadranti che ho detto prima, ce n'era uno ancora più popolato e forse più colto, perché lì partiva il convento dei cappuccini, il convento dei domenicani, partivano, e quindi dove c'erano questi c'era pure più cultura. Quando ero fuori, e con un po' di commozione lo dico ancora, quello che mi ha colpito era il Palazzo Rosso ancora in piedi, costruito da mio padre nel 1955, ero lì sopra per la buon finita col tricolore, a retto, e poi con un gigante buono è venuto giù.